Siamo all'inizio dell'estate ed è l'alba di un fresco mattino. La contea di Brimingham lentamente si risveglia al caldo tepore di un sole pieno di allegria. Se attraversiamo il villaggio e proseguiamo verso sud, incontriamo, un po' nascosto nel bosco, un piccolo monastero. E si sa, i monaci si svegliano presto ogni mattina e dopo aver pregato, iniziano alacremente a dedicarsi alle loro fatiche quotidiane. Ma mentre i monaci sono già al lavoro da un pezzo, Barney invece dorme ancora profondamente nella sua piccola stanzetta. C'è da dire a sua discolpa che il ragazzo non è un monaco, o perlomeno non ancora. Barney vive da sempre nel monastero. Quando era ancora piccolissimo, qualcuno l'aveva affidato al padre priore. Tutti i monaci avevano fatto a gara tra loro per trascorrere con lui un po' del proprio tempo. Il monastero era diventato la sua casa e i monaci la sua famiglia. Barney voleva bene a ciascuno di loro, ma chi più di tutti lo aveva sempre affascinato era padre Brian, il fabbro del monastero, che gesticolando con le sue grosse mani gli raccontava spesso qualcosa del paradiso. Il paradiso è un posto bellissimo e soprattutto è un luogo pieno di gente felice. E dov'è il paradiso? Posso andarci anch'io? Oltre il cielo, lassù, in alto c'è il paradiso. Barney riesce anche a immaginarsi il paradiso oltre l'azzurro del cielo, ma quello che proprio non riesce a immaginare è se stesso felice. Gli sembra pur sempre qualcosa di strano e lontano da sé. O forse sono le vertigini che lo interrompono sempre sul più bello del suo fantasticare. Vertigini? Ah sì, certo, vertigini, la paura di stare in alto. Ah già, le vertigini! Dietro quella porta c'è la sala del capitolo. In questo momento non potete vederla, sapete, certe riunioni di somma importanza esigono sempre che si chiuda la porta. I monaci stanno cercando di di capire di che cosa si tratti. Che cosa succede? Shh, è il vescovo! Il vescovo è qui! Il vescovo? Perché? Cosa ha combinato il padre priore? Sono lì dentro da ore. Di sicuro bolle in pentola qualcosa di grosso. Non stiamo più nella pelle della curiosità. Ed ecco il vescovo, il padre priore, e dietro di loro padre Brian. Miei cari, ecco, sono lieto di comunicarvi che proprio qui, in questo piccolo e umile paese, sorgerà una cattedrale. La cattedrale di Brimingham. Ho consegnato a padre Brian i disegni di un famoso architetto francese. Io e il padre priore troveremo il denaro per costruirla. E tanto per cominciare chiederemo al conte di Brimingham di dare il suo contributo per la casa di Dio. I lavori cominciano immediatamente. Tutti gli abitanti della contea sono coinvolti nella costruzione della grande cattedrale. E così io e padre Brian trascorriamo insieme intere giornate. Il monaco mi insegna ad interpretare i vari disegni e a capire in che modo tutte quelle linee possano trasformarsi in archi, navate, guglie e campanili. Riesci a immaginare l'imponenza di questa costruzione? Oh, mi sembra grandiosa. Ma quanto tempo ci vorrà per costruire una cattedrale così grande? Forse più di 50 anni. Ma questo sarà un gran bene per tutta la contea. Darà lavoro a centinaia di persone. Oh, vedrai quanti manovali arriveranno a trasportare materiali. E quanti scalpellini per scegliere i blocchi di pietra.
quanti scultori! Quanti scultori per creare statue e capitelli! E infine, quanti fabbri per forgiare con il fuoco i ferri battuti e riparare all'occorrenza gli attrezzi di tutti gli artigiani impegnati a costruire la bellezza di quest'opera! Ma quante candele ci vorranno per illuminare una chiesa grande così? Oh, non saranno le candele a dare luce! A farlo saranno il rosone centrale e le immense vetrate dai mille colori, con meravigliosi effetti di luce tra le imponenti colonne. E sarà molto alta? Oh, altissima, Barney, altissima! Vedrai le guglie e il campanile alzarsi verso il cielo lassù e sparire tra le nuvole! E immaginando quelle vette, a Barney pare per un attimo di sentire ancora le vertigini. Sono passati alcuni anni. Il ragazzo è cresciuto in fretta e con lui la cattedrale. Si è appassionato molto a quel lavoro. Si sveglia al mattino presto pieno di energia e sa di avere qualcosa di importante a cui collaborare. I lavori non sono ancora giunti al termine. Ci vorranno alcuni anni prima che la cattedrale di Birmingham sia finita. Al tramonto, Barney si ferma ad osservare con orgoglio. Sì, la cattedrale non ha ancora il tetto. Un grosso squarcio di cielo era chiuso tra le sommità delle mura. Improvvisamente Barney si sente come attratto da quello scorcio estremo di azzurro. Comincia ad arrampicarsi su una delle impalcature. Cerca di salire il più possibile. Il suo desiderio di quell'azzurro comincia ad essere più forte della sua stessa paura. E continuando a salire, si accorge che... Incredibile! Non ha più le vertigini. Oh, da lassù può ammirare tutto il lavoro compiuto finora. È stato immenso l'impegno di tutti. Il risultato è grandioso. Barney non si era mai sentito così vicino al cielo. E ad un tratto gli sorge il pensiero che forse... forse il cielo deve essere un po' come la felicità. E lo si può raggiungere solo insieme agli altri uomini che hanno lo stesso desiderio di fare qualcosa di grande. Come la cattedrale di Birmingham.